fondi dell'Action Now di Manopoli, che si è perso di vista praticamente nel corso del primo quarto, quando aveva chiuso sotto solo di 6 punti. Poi c'è stato lo show dei biancazzurri che hanno gigioneggiato nei confronti. L'applauso per palazzetto per Giovanni Romano, Diego del Sound Group. Dicevamo che il Manopoli praticamente è scomparsa dallo secondo quarto in poi, e il padrone di casa che ha approfittato di noi riesce a giocare, il recupero dei biancazzurri, prima con Ulano e poi con Deshaun Cooper. Deshaun, passaggio per Ulano, può tentare la dribbla da tre, non riesce, il recupero di Hamilton per la formazione ospite. Tenta il tiro da tre, non riesce, la palla che viene recuperata e viene rischiata dagli arbitri. E c'è dunque la rimessa per Castellanos e per quattro da Scarponi, passaggio per Deshaun Cooper. 5 minuti al termine, ancora Ulano, Jovanovic tenta la penetrazione, non riesce, il recupero di Hamilton per la Monopoli, che si ribalta di nuovo in avanti. Gibbs, il possesso della palla, Hamilton, fallo di Jovanovic su Gibbs, e ci saranno 2 tiri dalla lunetta per l'americano. Ci correggiamo, più che 2 tiri dal netto, una rimessa laterale. Gliacci, Gibbs, vede la disposizione con i compagni di squadra, tende il passaggio, poi c'è il fallo commesso da Gianluca 13, quindi ci saranno 2 tiri dalla lunetta per la formazione ospite. Gliacci, possesso della palla, il tiro, la palla recuperata ancora da Gliacci, che vuole impostare ancora un'altra azione. Romeo, Hamilton, non va recuperata da Ivan Scarponi, Jovanovic in possesso della palla, 4 punti e 25, tenta la penetrazione, il passaggio per Gianluca 13, tenta la prima, e applauso al nostro capitano Gianluca a 59, quando mancano 4 minuti e 13 secondi ancora da giocare, ma la Castella Montessa è quasi vicina a una nuova vittoria di campionato. Gibbs, Gliacci, Stomino, ancora Gliacci, la tripla da 3, 86-62, ultimi 3 punti di gara, Cooper, lo stesso della palla, tenta la penetrazione, passaggio per mano, Scarponi, 13, ancora da 3, ci riesce! Ancora lì, Gianluca 13. Ma la partita è saldamente nelle mani dei biancazzurri. Quanto mancano? 3 minuti e 36 da giocare. Gibbs, ancora per Monopoli. Fallisce la giocata. Il recupero della Castellanova con Jovanovic. Ancora Jovanovic, tenta la penetrazione. Fallo su di lui, 2 tiri dalla lunetta per l'Italo Serbo. Dunque 2 tiri dalla lunetta per Denis Jovanovic, parte il primo e va, siamo a 90-62, 3 minuti e 26 ancora da giocare. Parte l'Italo Serbo per il secondo tiro dalla lunetta quando mancano 3 minuti e 24 alla conclusione del match. Parte tiro con brivido, 91-62. Di recupero Gibbs, e parte di nuovo Monopoli. Il recupero ancora, la formazione monopolitana cerca la penetrazione, ci riesce esattamente con il numero 21 Mitrotti. 3 minuti quasi al termine, Cooper, lo stesso del pallone, 9-1-64, terribla! Terribla da parte di Alessandro Ulano, Alessandro Ulano, Alessandro 94-64, Alessandro! Ancora tentativi da parte di Monopoli di prendersi la gara, poi Mitrotti ancora e segna il 66-94 per la formazione ospite. 2 minuti e mezzo, Cooper, ancora Ulano da 3, non riesce questa volta la giocata. Ci saranno 2 tiri
69 Cooper, Jovanovic, Scarboni da 3. Strepitoso, signori. Viva! 97 a 69, ultimi 3 minuti e possono arrivare al 100. Se del tiro non riesce la giocata in respiro di Pinotti, su di lui si avventa ad 1-13. Fallo! Dai, chi paga la fortuna? Pitrotti su capitano Gianluca 13, si parte con la rivista per la formazione biancazzurra. Jovanovic, possesso della palla, Cooper, Jovanovic, ancora Cooper, palla che termina fuori con la rimessa a favore di Monopoli quando mancano quasi un minuto e 30 più al termine. Sabato, Gibbs, Pitrotti tenta la penetrazione, cerca la fondo, non va, il recupero. L'ultimo minuto, vogliamo tutto il palazzetto in piedi insieme alla tifoseria. Ultimo minuto, sulle mani. C'è fallo di Gianluca 13 e ci sarà la rimessa a favore di Monopoli. Dunque due tiri da momento per Monopoli. E poteva esserlo, ma il fallo è stato commesso, quindi vediamo un po' che succede, ma credo che ci sia una rimessa per la Castellana, una così in effetti. Jovanovic, Cooper in possesso della palla, Jovanovic ancora, ancora l'americano, può tentare l'ennesima penetrazione, Jovanovic da 3, non riesce alla giocata, la recupera Giovanni Romano, ultimi 26 secondi di partita, Gianluca 13, ancora Cooper in possesso della palla, ancora lui, ancora per il passaggio per il capitano, Ulano tenta da 3, non va, il recupero da parte di Napoli. Fallo, anzi, si ripartirà con la rimessa a favore di Monopoli. Ultimi 11 secondi di gara con la Castellano, Udas che si porta a casa questo nuovo ennesimo successo, 97 a 76 sulla rivelazione Monopoli, il che non demerita affatto per la posizione che ha, finisce qui la partita e dunque 97 a 78 per la Castellana Udas, è tutto da Palla di Leo. E termina così questa undicesima giornata del campionato di Serie C Silver con il risultato di 97 a 78. I Canibali della Castellano Udas battono l'ex Now Monopoli. Strepitosi. Ringraziamo anche con l'applauso della tifoseria la squadra ospite del Monopoli, la dirigenza. Una bellissima partita. Sulle mani! Manca uno. 1, 2, 3.
insieme.